Vi aspetto a Milano il 31 ottobre alle ore 17 nel Mondadori Megastore del Duomo e anche a Lucca il 30 ottobre alle ore 15 in via Fillungo 137. Vi aspetto. Chi è che mi chiama a quest'ora? Pronto? E che ci vuoi col mio numero? Da quando qualcuno ha spiattellato il mio numero su Roblox, te, ora i mostri di Roblox e pure di altre cose mi chiamano in continuazione. Io ho un sogno, ragazzi, quello di dormire sempre, ma non posso realizzarlo. Devo mettere la segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di Lorenzo. Vai in bagno! Quindi, se non volete starnutire, mi conviene iscrivervi al canale ora e di mettere mi piace subito. Se no, starnutirete per sempre. Ehi! Vediamo quali strani numeri di telefono mi sono spuntati questo Halloween sul mio, appunto, telefono. The Rock? Non ci credo! Ho il numero di The Rock! Mamma mia, che storia! Ho il numero della roccia più roccia dei sassi! Sono stati aggiunti dei nuovi numeri! Quello di The Rock! Quello di SpongeBob! SpongeBob! Spunge perché punge, eh? Non credo! Ma poi, eccolo là! L'ultimo! F! F, dovevo chiamarla Fatti Fatti Tuoi, non mi chiamare! Sono le 3 del mattino, è proprio un ottimo inizio le 3 del mattino. Telefoniamo, non lo so, a SpongeBob! E infine ad F. Allora, SpongeBob, allora, messaggiamo con SpongeBob. Quanto ho pagato, SpongeBob? C'è pure, devo pagare, non più 69 ma 169, d'accordo. Ciao SpongeBob, come va la vita? Lavo piatti. Sì, perché le spugne si usano per lavare piatti. Vediamo cosa scrive. Lava il bagno con me. Allora, aspetta un attimo. Prima mi lavo i piatti, che ho mangiato pasta e pistacchio. Poi vengo a lavare il bagno con me. Ma perché dobbiamo pulire i cessi? Cioè, ma fallo tu, non io. Ok, dopo. Per ora lavo i piatti. E poi Jess, non lo lavo il bagno con te. Oh, allora, ma vi siete mai chiesti una cosa? Come lava una spugna un bagno? Cioè, la spugna stessa lava il bagno, d'accordo? No, tu. Cosa hai detto di mia madre? Ecco, e cosa hai detto di mia madre? Ora vediamo. No, tua madre. No, no, non dire nulla. Non diventare Krabby. Mi sa che ha assorbito qualcosa questa spugna che non doveva assorbire. Forse qualche veleno radioattivo è entrato in testa con tutto quel sapone. E tu non essere patti. Io sono squishy. Pizzica, lo sai che andava di moda tagliarli gli squishy? Allora ti taglio, povera spugna che viene tagliata come uno squishy. Mi ha mandato una foto. E ti sei svegliato troppo male questa mattina. Ma questa non è una spugna, questo è cerume. Ma che... Dammi il numero... numero del tuo estetista. Cavolo, a svegliarsi belli come lui. Invece eccomi. Ciao. Sembri il cerume delle mie orecchie. Nasally Lauf. Riso nasale con la... Come si ride col naso? Ve l'ho insegnato. Ma quella è una maiala, quella è Peppa Pig. Voi sapete che con la spugna io mi ci pulisco il corpo, ok? Tu vuoi che io ti pulisca il bagno? Va bene, ti chiamo, ti chiamo. Chiamiamolo, ragazzi. Allora, pronto? Pronto? Scusi, signore amico mio. Tra l'altro Spungia è la mia cugino. È la mia cugina. Non risponde. Oh! Mi ha riattaccato in faccia, maledetta spugna.
Oh, ha risposto. Wow, che bello. Che cos'è quello? Uno squalo. Aiuto! Ti fotografo! Per quanto sei brutto! Scusa! Solo se mi dicevi che era sera ed eri tutto struccato, io rimane. Oh yeah, Mr. Krabs! Ma che cos'è? Oh, aiuto ragazzi, questo SpongeBob non mi piace. Gli faccio un'altra foto. Certo che gliela faccio un'altra foto. Ah! Pippi und Kaki im Pippi Kakaland. Basta, non chiamiamo più mio cugino. Ma adesso è il momento di chiamare la roccia, anche chiamato il sasso, i sassi del destino. No, i sassi del destino si sono trasformati in i sei ragni della magia. I sei ragni della magia. Se volete i sei ragni della magia, ditemelo. Intanto messaggiamo completamente tutto sto allo. Cioè, devo completare 20 cose da fare per sbloccare The Rock. No, per sbloccare The Rock devo fare 20 cose. Va bene, allora con chi parliamo? Ma ci abbiamo le cipolle, ci abbiamo Shrek. Vai con Shrek. Allora, il codice dovrebbe essere: vieni nella mia latrina. Come to my swamp. Cioè, oggi è la giornata. Wow, l'ho sbloccato. Ho sbloccato la giornata odierna dei cessi. Ciao! Ciao Shrek, quanto tempo! Te le sei mangiate le cipolle? Sono così affamato. Di chi? Delle cipolle? Te le do io, te le... Vuoi un Crispy Mac cipolla? te lo do io la cipolla. Sniff. Lo so, odora, odoreggia. Evviva la cipolla! Cos'è questo? Shrek! Ma questo non è la tua palude! Ma questo è un convento! Sei in un convento, non per chiederti, perché se vuoi vado in con mare. Hai un buon odore. Ma dove lo senti il mio odore? Ma se puzzo peggio delle cipolle! Ah! Io sono una cipolla! Non mi conviene, ragazzi, non mi conviene, perché se puzzo come una cipolla e lui ama le cipolle, non sono come gli altri orchi. Cosa mi vorresti dire, scusami? Sei formaggino? Oh, questo non è Shrek. Questo è un uomo di 50 anni. Ma non sei Shrek, ragazzi! Ho preoccupazione! Non ho capito bene! Una capa. Ma no, ma Ciuchino! Ciuchino con i capelli! Che cosa? Perché Ciuchino così? E se faccio a pappagallo, ti copio? Hai un buon odore? Ragazzi, ho seriamente paura. Ma non è che questo mi vuole zaccagnare la testa? Dov'è il mio asino? Lo vuoi am- No! Ecco che cosa mi accetta! No, ti prego, no, il tuo... No, no, tu non cucinerai il tuo asino! Lo so, lo so. No, manca la mia principessa. Ma tutti ti sei mangiato la principessa, l'asino. Allora, noi facciamo anche detective d'amore. Quindi te la trovo io, la tua principessa. Esattamente. Manca la mia principessa. Ancora. Te la trovo io la principessa. Basta. Direi di indagare sul fatto della principessa scomparsa. Quindi chiamiamo Shrek e vediamo la principessa che fine ha fatto. Basta che non ti sia mangiato il Ciuchino, per carità, grazie. Wow, che bella palude. È fantastico. Mi devi raccontare che ha fatto la tua principessa. Non mi devi far prendere infarti. Proviamo con calma. Shrek, quando è l'ultima volta che hai visto la tua principessa? Non nasconderti, vieni. Vieni più vicino. No, raga. Ok, mi sono salvato. Vai al bagno. È il momento. Dobbiamo parlare con F. Vai F! Oh, quanto tempo! Come iniziare un discorso con F? Citiamo i E!
Cosa viene dopo la E? Io! Guarda che adesso io e lei siamo diventati migliori amici per la pelle. Adesso scrivo N. F. Lo sapevo! E se scrivo F cosa dice? Beh... Ragazzi, l'ho triggerata. Ragazzi, ho triggerato F. Ho scritto F, non sa che rispondermi. L'ho triggerata. Spammiamo F in chat, ragazzi. F in chat sotto nei commenti. Continua ad andare. Ok, continuo. Ok, adesso dimmi. Non ti piace? Bravo. Allora, ci siamo capiti subito al volo. Questo è il mio migliore amico. Il fasullo F, il fannullone, il... Ciao. Sei schivo, ciao? Saprà parlare in italiano. Come stai? Allora, mi stai prendendo per il fondoschiena o no? A posto, possiamo chiamarlo? È stato molto molto interessante questo. Ok, chiamiamo F. Come parlerà? F. Oh, F, ma è tutto bianco. Tutto bianco, ragazzi. L'ho vista. È passata. Ok, ciao N. Devo beccare F. Ciao M. Intanto io fotografo la E. Manca la F. Dove stai, F? No, ragazzi, preparati. No, F! Povera D, povera. Ho l'ultimo scatto. Ti fotografo! Qua, quanto sei bella, F! Ho finito. Io sono il prossimo. La L. Adios! Ah no, si sta mangiando la A. Dai! Si sta mangiando tutti. Scusami, a me no, eh. Oi! Ma vaffanbagno! Ok, direi che questo video lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. E nulla, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'hai ancora fatto. Lascia un sacco di pollice in su. Qua il vostro Lorisis è tutto. E noi ci vediamo nel prossimo video. E ciao!